Ciao a tutti, oggi sono qua per rispondere finalmente alle vostre domande e curiosità riguardo alla mia casa. Da quando mi sono trasferita, infatti, ricevo tantissime domande riguardo alla casa, come l'ho arredata, se è in affitto o meno, di farvi vedere la cucina, eccetera eccetera. Quindi oggi mi sono decisa a rispondere alle vostre domande, anche perché non credo che ci sarà presto almeno un house tour, dal momento che la casa non è finita, quindi ci sono diverse cose che magari vanno sistemate, diversi spazi vuoti. Quello che è finito però ve lo mostro sempre volentieri, anzi ogni tanto su Instagram capita di mettervi qualche angolino della casa e questo suscita sempre molta curiosità. Prima di iniziare però voglio ricordarvi che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, mettendo mi piace al video, oppure acquistando con il mio codice d'affiliata su Pampling. Senza minimo di spesa avrete il 20% di sconto e una percentuale andrà a sostenere il canale. Stessa cosa con i miei link da affiliata ad Amazon, potete acquistare quello che volete tramite i miei link e una percentuale andrà appunto a sostenermi. Grazie a tutti. Passiamo alle vostre domande. Vi ho chiesto su Instagram perché siete particolarmente curiosi e attivi lì. Se ancora non mi seguite, mi trovate come Cibis The Way e partiamo dalla base, ovvero avete comprato casa? Sì, la casa in cui viviamo ora è di nostra proprietà. Come hai affrontato il comprare casa? Io sto comprando e sono in ansia ed esausta. Posso capirti. Noi in realtà non avevamo intenzione di comprare casa. L'anno scorso sapevamo di doverci trasferire qui, quindi ci siamo guardati un po' attorno e appunto stavamo cercando in realtà una casa in affitto. Ma poi ci si è presentata una bellissima opportunità che abbiamo deciso di cogliere. Quindi era del tutto imprevista come cosa. Io non ho mai cercato una casa da comprare, quindi è stato completamente spiazzante proprio perché ci è capitata questa opportunità. Non eravamo preparati, non avevamo alcuna, come posso dire, esperienza in questo senso. Quindi eravamo super entusiasti perché non pensavamo di poterci comprare casa subito, adesso, quindi è stato molto molto bello. Io ho sempre fantasticato sulla casa dei miei sogni, quindi è stato super entusiasmante, eravamo super carichi, ma poi questo entusiasmo è andato un po' a scemare con tutti i vari problemi, perché la casa che abbiamo acquistato noi ad esempio era nuova, quindi quando l'abbiamo vista per la prima volta era ancora in costruzione. E magari per l'inesperienza o non so cosa, alcune cose non ce le aspettavamo, non le sapevamo. È stato un po' traumatico perché ci siamo dovuti, abbiamo dovuto affrontare diversi problemi che non ci aspettavamo, diverse cose non sono andate come previsto, i tempi si sono allungati tanto e per fortuna si è riusciti a fare tutto prima di febbraio-marzo, perché se no quest'ora non voglio immaginare. Comunque sì, provoca ansia, ci possono essere tantissimi imprevisti anche se la casa appunto è nuova, ma tutte le persone che ci sono passate mi hanno detto che è così. Mio zio in particolare mi ha detto: se vuoi fare un dispetto a qualcuno, augurali di comprare casa. Vi dico solo questo. Però c'è da dire che il risultato finale comunque dà molta soddisfazione, quindi tutte le beghe, tutti i problemi che bisognerà andare ad affrontare, banalmente anche solo l'ansia di comprare casa, sborsare tutti quei soldi, indebitarsi, eccetera. La casa poi è tua e questo pensiero ripaga, secondo me, dà molta soddisfazione pensare: vivo in casa mia. Qualcuno mi ha chiesto anche in che zona di Milano vivo e a questa domanda non ho intenzione di rispondere. In passato purtroppo mi è capitato di trovarmi sotto casa delle persone che seguono il canale e non è stato molto piacevole, nonostante io non abbia mai condiviso l'esterno di casa mia. In generale non ho mai detto esattamente la città in cui vivo, sto sempre molto generica, in provincia di, nei dintorni di, proprio perché non mi piace l'idea che qualcuno che non conosco si presenti sotto casa mia a dirmi poi certe cose, cioè non lo so. Penso che sia importante rispettare la privacy delle persone, quindi io vivo a Milano, non in super centro, se è questo che volete sapere, però non ho intenzione di dire in che zona di Milano vivo per questioni di privacy, quindi spero che rispetterete questa mia scelta. Ci sono poi tantissime domande sulla cucina, dove l'hai comprata, ce la fai vedere, eccetera eccetera. Io in realtà ho fatto un vlog un po' di tempo fa proprio sulla cucina, quindi ve lo lascio linkato nelle schede qua sotto in descrizione. In ogni caso la cucina l'abbiamo fatta fare su misura, quindi non potrete acquistare una cucina esattamente identica alla mia. Io l'ho disegnata su un pezzo di carta, in realtà è una cosa che faccio da quando ero piccolissima, disegnare e arredare la casa dei miei sogni.
E poi ho presentato questo schizzo ad un architetto che ci ha aiutato poi a realizzare l'idea iniziale che avevamo. Io in particolar modo avevo le idee super chiare su come volevo casa, in particolare la cucina. I materiali che abbiamo scelto sono materiali di qualità e alla fine abbiamo optato per farla su misura e non prenderla già fatta, ad esempio da IKEA, proprio perché volevamo qualche cosa comunque di duraturo, di qualità. Ad essere sincera, le cucine, diciamo, finite, già fatte, che ho visto in giro, non mi piacevano, non mi soddisfavano al 100%, quindi alla fine abbiamo optato per questa soluzione. La cucina è in rovere e il top è in quarzo. Volevo assolutamente una cucina in legno, il rovere mi piace tantissimo, quindi sono molto contenta, e mi piace anche il contrasto fra il legno chiaro e il top invece scuro. Non abbiamo scelto materiali particolarmente fragili o delicati, proprio perché io voglio stare tranquilla in cucina, non voglio preoccuparmi se cola qualche cosa. Insomma, volevo qualcosa di abbastanza pratico e semplice da pulire, facile per quanto riguarda la manutenzione. Il tavolino snack che abbiamo fatto fare sulla penisola della cucina è sempre in rovere, ma è rovere naturale, quindi non è trattato come il resto della cucina, che è, diciamo, più resistente, che so, agli schizzi, all'acqua, eccetera. Abbiamo scelto tutto noi, gli elettrodomestici, banalmente anche l'angolo dei cassetti per aprirli, quanto deve essere, se 30 o 45 gradi, l'inclinazione, insomma, qualsiasi cosa. Ed è stato bellissimo perché abbiamo creato qualche cosa appunto di unico. Anche se da una parte è stato un po' stressante e impegnativo, è stato molto divertente. A me è piaciuto tantissimo creare da zero, quindi posso essere solo che felice di questo. Sempre riguardo alla cucina, mi avete chiesto le differenze fra cucina a gas e a induzione, quale preferisco. Non ho dubbi, quella induzione mi ha svoltato la vita, è molto più sicuro, non mi devo più preoccupare di chiudere il gas, è molto più facile da pulire e è molto più facile in linea generale da gestire, e anche per cucinare è molto più veloce. Io mi trovo molto molto bene col piano induzione, appunto per una questione sia di sicurezza, non avere a che fare con il fuoco, è molto più facile da pulire, veramente più pratico secondo me. Mi avete chiesto poi anche riguardo agli elettrodomestici, come vi dicevo abbiamo scelto tutto noi. Sono molto contenta perché anche se la cucina non è grande abbiamo veramente tutto, un frigo enorme, infatti non è mai pieno a metà perché per due persone comunque è enorme, abbiamo la lavastoviglie, il forno combinato a microonde, quindi sia il forno che il microonde in uno, top, adoro. Il piano a induzione, abbiamo la cappa che a me piace tantissimo, è nel soffitto praticamente, quindi non si vede ma c'è, è stupenda. Non mi piaceva l'idea di chiudere lo spazio con una cappa che scende, non mi piaceva come idea. Essendo una casa nuova non c'era nulla, quindi anche la lavatrice l'abbiamo presa nuova, quindi è tutto nuovo, sembra di essere in un parco giochi. Soprattutto all'inizio io non ero minimamente abituata ad avere tutto nuovo, tutto perfetto come volevo io, tutto come l'avevo immaginato e sognato. Non so, forse perché proprio non eravamo preparati, non ci stavamo pensando di comprare case, soprattutto di comprare una casa nuova, di far tutto da zero, tutto come volevamo noi, quindi non lo so, mi entusiasma tutto, anche banalmente la possibilità di scegliere. Ah, mi avete chiesto anche quanto è grande casa. È un appartamento non grande, sono circa 80 metri quadri, però per due persone è più che sufficiente. Abbiamo una camera da letto, un bagno, uno studio, la cucina e il salotto. In realtà abbiamo anche il garage e la cantina. Dove metti le scarpe? Le lasci prima di entrare? No, da pochissimo abbiamo fatto fare sempre su misura una scarpiera. È in realtà un mobile, sempre in rovere, chiaramente, diviso in due parti. La parte sotto la utilizziamo per le scarpe, quindi ci sono tutte delle mensole di varia altezza, a seconda che so, delle ciabatte, sandali, scarpe da mezza stagione, gli stivali, eccetera. E la parte superiore del mobile la uso come credenza, quindi non è un mobile specifico per le scarpe, però è un mobile che abbiamo fatto fare proprio per poterci mettere le scarpe, non doverle tenere nella cabina armadio.
E a proposito della cabina armadio, mi avete chiesto delle informazioni al riguardo. Anche la cabina l'abbiamo fatta fare in realtà su misura. Banalmente una porzione della nostra camera da letto in cui abbiamo fatto fare delle mensole e dei mobili, delle cassettiere, c'è dentro anche la mia postazione da trucco ed è chiusa con queste ante di vetro fumé, quindi è un vetro scuro, però in trasparenza diciamo si vede l'interno e a me piace tantissimo perché in questo modo comunque non chiude, lo spazio non sembra più piccolo e ha un finish molto molto elegante, soprattutto così scuro abbinato al chiaro della carta. Si è scaricata la fotocamera e ne ho approfittato per fare pausa pranzo. Comunque, se non sbaglio, stavamo parlando della cabina armadio. Anche in questo caso, come vi dicevo, abbiamo scelto noi i materiali e nonostante la camera comunque non sia molto grande, sono contenta della scelta che abbiamo fatto piuttosto che ripiegare su dei semplici armadi, perché in questo modo riusciamo a sfruttare meglio secondo me lo spazio a disposizione. È enorme, c'è anche la mia postazione trucco, quindi adoro. Altra domanda super gettonata: la carta da parati. Vorrei potervi dire esattamente il posto dove l'ho presa, ma tramite l'architetto che ci ha fatto l'armadio e la cucina abbiamo ordinato la carta da parati. Anche in questo caso ci ha fornito diversi book con diverse carte fra cui scegliere, ci aveva fatto anche delle proposte, ma a me sembravano tutte carte da parati un po' vecchie, diciamo, e non so, non avevo mai valutato l'opzione carta da parati. Ho sempre scelto in passato di magari dipingere una parete di un colore, fare contrasto con un'altra parete, eccetera. Però vedo che sta diventando molto gettonata ultimamente la carta da parati. Non so se magari sono io che lo sto notando dal momento che l'ho utilizzata. Però mi avete fatto in tanti questa domanda. Se riesco a trovare il brand ve lo lascio scritto qua e in descrizione. Cercherò di fare il possibile per ritrovarlo. Comunque mi piace tantissimo come stampa perché non è troppo accesa, quindi penso che non mi stancherò facilmente. È floreale, però non è il classico fiore, non è barocco, non è arzigogolato. È secondo me qualcosa di molto fine ed elegante. È sul chiaro, è quasi color Tiffany in realtà, è tipo un azzurro, cenere, non so, è un colore però è molto tenue. E secondo me sta benissimo poi con la cabina armadio, ma ad esempio anche con il letto. Anche questo qua è completamente in legno, però è scuro e secondo me fa un bel contrasto. Mi avete chiesto poi come mi sto trovando con la carta da parati. Bene, nel senso che non ho da fare nulla in particolare. Io l'ho acquistata, l'abbiamo fatta poi montare da un amico di mio padre che semplicemente ha preso la colla per la carta da parati, che nel mio caso assieme al rotolo della carta davano anche la colla del produttore che ha fatto la carta. In alternativa, quando vi rivolgete comunque a qualcuno per montarvi la carta da parati, di solito queste persone hanno la loro colla, quindi se con il rotolo non vi arriva anche la colla, quando vi rivolgete comunque a chi svolge questo tipo di lavoro, dovrebbe avere la sua colla. Comunque, a parte questo, con il rotolo c'era appunto la colla, semplicemente l'ha stesa sulla parete e ha srotolato man mano la carta e l'ha applicata. La zona in cui si toccano, diciamo, i fogli non è percettibile, cioè io non riesco adesso a individuare dov'è. Quando hai preso casa avevi già le idee chiare su come la volevi oppure hai deciso tutto dopo? Come vi dicevo, per molte cose sapevo già come le volevo, soprattutto ad esempio per la cucina o per la libreria. Per la camera è stato un po' in divenire perché a parte il letto, i comodini e un armadio non sapevo bene che cosa fare e inizialmente pensavo di prendere un banalissimo armadio dell'IKEA a scorrimento, con le ante scorrevoli insomma. Essendo la nostra prima casa, da una parte sì, volevo investire i miei soldi in qualcosa di bello e duraturo, ma dall'altra parte mi rendo conto che su alcune cose magari ero disposta a passare oltre a non investire e magari aspettare, mettere da parte altri soldi per poi in futuro appunto sistemare, prendere dei mobili un po' più
non dico di design, ma magari con dei materiali un po' più buoni rispetto a IKEA. Quindi dipende. Molte cose le ho portate via, diciamo, da casa dei miei, dalla camera in cui stavo dai miei genitori, proprio perché essendo la nostra prima casa non abbiamo i soldi per fare tutto nuovo da zero così. Quindi alcune cose ho cercato di reinventarle. Ad esempio, parte della mia libreria che avevo dei miei l'ho utilizzata come mobile TV. Idea che poi qualcuno mi ha scopiazzato. Io in realtà ho semplicemente riciclato quello che già avevo, quindi ho semplicemente smontato la parte superiore della mia libreria. Mio babbo ci ha messo dei piedini e l'abbiamo messo in salotto. La parte superiore a due cassetti che erano quelli che avevo nella libreria, ci sono tutte le varie console, cose da tè. Sotto invece ho messo ad esempio i libri di cucina che sono belli da avere comunque anche in salotto, tutte le mie candele, eccetera, eccetera. Anche la scrivania che ho nello studio è la scrivania che avevo da adolescente, che anche quello è un mobile di IKEA vecchissimo, praticamente ha due sostegni che sono in legno, in cui è possibile mettere, io ci metto le agende, i quaderni, le cose da scrivania, e il vetro, il tavolo è appunto in vetro e ha scritto in tante lingue diverse la parola amore. Quindi ecco, molte cose ho cercato di riciclarle, anche in bagno. Ad esempio abbiamo un mobiletto che era una volta di mia sorella. Ecco, non per tutto abbiamo acquistato nuovo o fatto su misura. È bello anche un po' reinventare e cercare di utilizzare magari anche in maniera diversa quello che già si ha. Quanto è grande la libreria? Pensate di ampliarla ulteriormente? Mi avete fatto altre domande sulla libreria, ad esempio dove l'avete presa? È stupenda, grazie. Come hai organizzato gli spazi per i fumetti, i libri? Per l'organizzazione vera e propria della libreria vi rimando al bookshelf tour, nelle schede qua sotto in descrizione. La libreria l'abbiamo presa da IKEA, è una Billy, composta da praticamente tre librerie. Quelle ai lati sono comunque uguali, e poi ce n'è una al centro che è più piccola ed è quella dove ho posizionato principalmente tutti i manga, mentre i fumetti sono in basso, un po' da una parte e un po' dall'altra, perché lo scaffale, diciamo, più in basso è quello anche più alto in cui stanno facilmente i fumetti. Questa libreria in realtà io inizialmente la volevo prendere in rovere, ma è andata da subito non disponibile, quindi non l'ho più ritrovata da nessuna parte, non credo che esista più in rovere. In alternativa abbiamo optato per il frassino, che è un marrone un po' scuro, ma non troppo, e secondo me sta molto bene lì nello studio. Se non sbaglio è alta 2 metri e qualcosa, e lunga 2,37 m, possibile. Non l'abbiamo ancora riempita tutta perché molti dei miei libri ancora non li ho portati. Alcuni non penso che li porterò. Insomma, mi piace l'idea di tenerla ancora un po' libera. Metti caso che un domani vogliamo comprarci qualche cosa. In futuro ci piacerebbe sicuramente prendere un'altra libreria, forse sempre nello studio, da mettere qua in camera, o magari arredare diversamente la sala, non lo so. Non è fra le nostre priorità in questo momento, per fortuna c'è ancora molto spazio nella libreria che abbiamo e al momento preferisco investire i miei soldi in altro, e soprattutto questo mi aiuta a non comprare eccessivamente e non riempirmi di cose che poi si accumulano, prendono polvere e basta. A proposito di polvere, mi avete chiesto come faccio a spolverare quando non ho voglia e se pulisco i libri singolarmente. No, io spolvero non più di una volta a settimana perché sono allergica alla polvere, soffro anche di dermatite, per fortuna nelle foto video non si nota, ma a volte ho dei bruttissimi sfoghi sulle mani. Mi si rompe la pelle, sono piena di piaghe, eccetera. Quindi devo stare molto molto attenta, anche se uso guanti, eccetera. Mi si rovinano le mani, spolvero in maniera, tra virgolette, approssimativa alla libreria, non tolgo singolarmente i libri e poi magari meno frequentemente faccio una pulizia un po' più profonda, ma in linea generale do una passata col piumino e basta. Bene, queste erano bene o male le principali curiosità che avevate sulla casa, spero di aver risposto a tutte le vostre domande. Se ne avete altre o c'è qualcosa in particolare di cui vorreste che io parlassi, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Tipo se vorreste vedere di più appunto sulla cucina, sugli utensili che utilizzo, qualcosa di più sugli elettrodomestici che ho comprato, non so, fatemi sapere. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!